Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets e oggi siamo qua con una caccia di rookie. A disposizione avremo 6 pacchetti FIFA 365 2021, che raga so che non è una collezione che piace a tutti, però quest'anno è veramente ricca di rookie. Soprattutto raga il Borussia Dortmund, veramente dove vai a pescare c'è una rookie. Poi abbiamo anche 6 pacchetti calciatori panini 2021, che anche qua devo dire che di rookie ce ne stanno. E 8 pacchetti della Mega Cracks 2021, raccolta che esce come ben sapete solo in Spagna. Prima di cominciare col video, che lascia un bel like e supporto e iscrivetevi al canale che sta proprio qua sotto se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo invece che se volete essere salutati in un mio video dovete scrivere sotto nei commenti l'hashtag salutami, lasciare un nickname e soprattutto iscrivervi al canale. Detto questo, comincio subito con la caccia di rookie. Partiamo col pacchettino FIFA 365, raga. Vediamo che io ho quasi finito questa raccolta. Il trofeo Marquinhos, Kinsey Promes, poi abbiamo un giocatore da eSports e un giocatore del Club America. Quindi raga, primo pacchettino FIFA 365 e nulla, andiamo col pacchetto calciatori panini. Abbiamo 3 giocatori della Salernitana, Kabak dell'Hellas, Montipò, Dejan Kulusevski, raga, che purtroppo non è rookie, ma comunque è una buona carta. E abbiamo lo scudetto del Cagliari. Pacchetto della Mega Cracks, raga, che dovete sapere che in questa raccolta la rookie più importante da trovare è quella di Pedri, che è addirittura esaurito in panini dopo meno, forse 2 mesi. Abbiamo Manu Vallejo, Luis Roja, Aaron, Pedro Lopez, Kiko Oliveras e Trincao! Buona questa, seconda card per lui. Prima però con la maglia del Barça, quindi ottima. Andiamo con un'altra Mega Cracks, raga, sperando che ti dica bene, sperando di trovare quel Pedro famosissimo in questa versione. Abbiamo Carriglia dell'Elche, Guardado, Cicizzola, Sergio Lino Ramos, molto bene, questo è un gran top player, Pallo Versa e Koke Elite! Ritorniamo con i pacchetti FIFA 365, vediamo. Abbiamo il Polpo Pogba, buono, i Colchoneros dell'Atletico Madrid, la squadra del Manchester City, Correa e Xenises, che non so cosa sia, penso sia lo scudetto, il gagliardetto del Tigres. Ritorniamo con i pacchetti calciatori panini, vediamo. Squadra del Parma, Fabian Ruiz del Napoli, Dusan Vlahovic, raga, che questa è la sua terza figura in maglia viola, Musa Barro e Ceccherini. Altro pacchetto calciatori panini, sperando in qualche rookie interessante. Abbiamo Adrien Rabiot, 3 giocatori dell'Ascoli, 2 album, lo scudetto della Regina e altri 2 album. Pacchetto Mega Cracks, raga, che vedete, se lo trovo svoltiamo, raga, se lo trovo svoltiamo. Abbiamo Edgar Badie, Sergio Busquets, Joel, poi abbiamo Sergi Gomez, Diakby e Robert Correa, che non so chi sia, però vabbè, ho esultato, ma non so chi sia onestamente. Altro pacchetto della Mega Cracks, vediamo. Abbiamo Luis Suarez Tarocco del Granada, Koke, Salvi, poi abbiamo Diego Llorente, Pombo e... Oh, Iker Casillas icona, bellissima questa. Che raga, ho scoperto che c'è anche Cristiano Ronaldo icona, quindi vorrei trovarla. Ritorniamo alla FIFA 365 col terzo pack. Abbiamo 3 giocatori del Corinthians, Vizia versione movimento, Wijnaldum, Lautaro Martinez e Lukaku, e poi abbiamo Dani Carval e Mendy. Sami Khedir della Juve, Gregory De Frel, Galabinov, Bruno Perez e Ionita nulla. Mega cracks, raga, abbiamo trovato veramente un buon numero di top player, però di rookie oggi io veramente nulla. Abbiamo Rigoni dell'Elche, Unai Lopez, Ferrero, poi Roncaglia, Braithwaite del Barcellona e Oscar Rodriguez. Andiamo successivamente con un altro Mega Cracks, vediamo. Abbiamo Luis Roja, poi abbiamo Soldado, Sergio Ramos, un altro Sergio Ramos, sempre comodo avere Sergio Ramos, Raul Guti, Luis Suarez, questa volta non la versione di Tarocca ma la versione giusta dell'Atletico, e poi abbiamo Frankie de Jong Elite, che cartina questa signori, guardate come sbrilluccica. FIFA 365, vediamo se ci dirà bene. 2 giocatori dello Schalke 04, The Lancers dell'Ajax, poi abbiamo un album della FIFA 365 2017, poi abbiamo una carta del Corinthians e poi come ultima 2 giocatori del Marsiglia, Toivon e poi penultimo pacchetto calciatori panini 2021, vediamo. Abbiamo la maglia dell'Inter telata, Nicolò Fabi, Lukic del Torino, 2 album e lo scudetto del Venezia, va bene. Solito pacchettino della Mega Cracks, vediamo. Kevin Rodriguez, Alex Fernandez, poi abbiamo Salvi, sempre del Cagliari, Roberto Torres, Silvera e un'icona ed è Marco Senna. Altro pacchettino della Mega Cracks, vediamo. Abbiamo Jason Rakic, Augusto Fernandez, Makis,
Poi abbiamo Varane del Real Madrid, due difensori del Real Madrid oggi, una coppietta, e Coutinho. Ultimi tre pacchettini per trovare almeno una rookie. Partiamo con la FIFA 365 come sempre, vediamo. Paul Aguilar, due giocatori del PSG, due giocatori del Marsiglia, due giocatori del Club America e Robertino Lewandowski, sua maestà che purtroppo non ha vinto il pallone d'oro, però si accontenterà del miglior giocatore della Champions League. Pacchetto calciatori, tra l'altro l'ultimo, vediamo. Abbiamo Arslan dell'Udinese, Vedat Muriqi, tre giocatori della Virtus Entella, lo scudetto della Dea e Davidovic. Ora andiamo con l'ultimo dei mega cracks, vediamo. Abbiamo un giocatore del Cadiz, Garcia dell'Eibar, Parejo. Poi abbiamo Grabic, che è il portiere dell'Atletico, giovane tra l'altro. Unai Garcia e... Siobas, no! Raga, questo è il nostro bottino oggi. Non abbiamo entrato neanche una rookie, stranamente. Di solito troviamo sempre qualcosa di rookie. Quest'anno no, abbiamo entrato diversi top players, tipo Pogba, Lewandowski, Kulusevski. Qua ovviamente abbiamo entrato anche un po', tipo Sergio Ramos, Varane, Coutinho, qualche icona. Però devo dire, niente di rookie. Vi ricordo solo una cosa, che domani in edicola uscirà, allegata alla Gazzetta dello Sport, lo Sport Week, in cui all'interno ci sarà la bustina per andare a completare i calciatori Panini 2021, il film del campionato. Quindi raga, mi raccomando, non perdetevela in edicola, che solo domani si può trovare. Detto questo, passiamo direttamente ai saluti. Con questa bellissima card di Iker Casillas, voglio salutare Mattias Gabriel, Francio 4642, Nicola V, Bombolon, Black Panther, 11 Lombardi, Ivan e The Gamble Gaming. Detto questo, vi saluto tutti e vi lascio al prossimo video!